inizio la cerimonia ricordando Giuseppe Saga. Buongiorno a tutti. Signor Presidente della Repubblica, autorità, gentili ospiti, il Senato della Repubblica ricorda oggi la figura di Giuseppe Saga, esattamente a 30 anni dalla sua morte, secondo una linea di coerenza e continuità rispetto alle celebrazioni per il 70° anniversario dell'entrata in vigore della Costituzione repubblicana. Non è un dato scontato né convenzionale intrecciare il ricordo di Giuseppe Saga con la memoria degli accadimenti che hanno portato alla elaborazione, all'approvazione, promulgazione ed entrata in vigore della nostra Carta Fondativa. Proprio in Senato, a Palazzo Giustiniani, il 27 dicembre del 1947, alle ore 17, la Costituzione venne firmata dal Capo Provvisorio dello Stato Enrico Di Nicola con la controfirma di Alcide De Gasperi, Presidente del Consiglio dei Ministri, Presidente dell'Assemblea Costituente. Ringrazio il Presidente del Senato, il Presidente dell'Associazione del Socialismo, il Direttore del Mondo Operaio, i relatori e quanti partecipano a questa cerimonia. Un saluto particolare alla figlia Ernestina e ai nipoti del Presidente Saragat. Considero un privilegio la loro presenza, insieme a tutti noi, il momento in cui commemoriamo uno dei padri della nostra Repubblica. Ricordiamo oggi, abbiamo ascoltato parole significative, ricordiamo un uomo che ha fatto della fedeltà alla difesa dei principi di libertà, democrazia, giustizia sociale la consegna della sua vita. Giuseppe Saragat, lo hanno poc'anzi sottolineato con lucidità i professori Pellicane e Mammarella, fu protagonista indiscusso della battaglia che si svolse nell'Europa del Novecento per conquistare all'idea socialista la piena qualifica di democratica, puntando alla universalizzazione delle libertà liberali. E insieme fu l'uomo che non si stancò, dalla cattedra del Quirinale, di indicare come, per inverare i principi della Costituzione, occorresse far sì che i grandi progressi economici realizzati dalla Repubblica facessero seguito uguali progressi sul piano sociale. Una visione la sua, di quella democrazia superiore che sapesse coniugare libertà individuali e interessi collettivi, da lui descritta con queste parole sin dal 1936 nel volume Humanisme Marxiste pubblicato a Marsiglia durante l'esilio. Non mancarono prove difficili durante il mandato del Presidente Saragat. Fra esse l'avvio di una drammatica spirale stragista che prese il via dall'attentato alla Banca Nazionale dell'Agricoltura a Piazza Fontana a Milano nel dicembre del 69. All'uomo, temprato alla scuola dell'antifascismo, dell'esilio, della lotta assieme ai partiti della concentrazione antifascista di Parigi, al dirigente catturato dai nazisti e rinchiuso nelle prigioni di Via Tasso e poi di Regina Coeli, con le idee socialiste e Giacomo Matteotti come riferimento ideale, non mancarono le risorse morali per affrontare quella stagione di tensione e, unitamente a tutte le altre istituzioni repubblicane, guidare il Paese con fermezza nella libertà e nella democrazia. Costretto all'espatrio del regime fascista nel 1926, fuggiasco tra migliaia di persone costrette ad abbandonare i loro paesi in quei decenni, aveva iniziato da Vienna il suo pellegrinaggio tra le idee del socialismo europeo, che lo porterà a elaborare contributi teorici di grande spessore,
a partire dal confronto con la scuola dell'austromarxismo. A Vienna, durante l'esilio, vedrà la luce la figlia Ernestina, alla quale formuliamo gli auguri per il più affettuosi per il suo 90° anno appena raggiunto. Nella capitale austriaca, Saragat incentra ogni riflessione sul problema dell'azione che è possibile esercitare contro il fascismo. Iniziava la contrapposizione internazionale tra nazifascismo e paesi democratici. È la crisi della democrazia che l'esule scorge a livello internazionale, in un quadro europeo che, denunzia, stava portando il continente, come disse, come scrisse, a oscillare pericolosamente verso i due estremi del comunismo e del fascismo. Ad essi contrappone una razionale concezione socialista democratica, terza via tra liberalismo e comunismo, come scriveva nel 1927. Il respiro europeo, vissuto nell'esilio, prima in Austria, poi in Francia, lascerà una impronta significativa sul leader socialista, sia riguardo alla posizione sui rapporti fra i partiti, sia sul piano dei rapporti interni, sia infine sul piano dei rapporti internazionali. Accanto a una forte aspirazione alla unità delle forze dedite alla causa dei lavoratori, il leader torinese maturerà la convinzione che democrazia e progresso sociale sono inscindibili, così come inscindibili sono entrambi dalla libertà. Attingiamo ancora per un momento al suo saggio relativo a Humanism Marxist per comprendere a qual modello Saragat faceva riferimento. Con queste parole: la democrazia politica presuppone una comunità morale tra coloro che la compongono. Sullo sfondo della lotta di classe e della schermaglia dei partiti deve esistere qualche valore universalmente accettato che costituisce la sfera nei cui limiti la lotta di classe e la schermaglia dei partiti si svolgono. Se manca questo elemento comune, questo valore universale, la democrazia non è possibile. La convenzione democratica è fondata sul tacito accordo di tutti di accettarne le regole di gioco. Questa adesione tacita è possibile innanzitutto solo se è vivo il rispetto della libertà. Il sentimento di libertà è dunque il fattore etico nella cui sfera la democrazia è possibile. Se questo sentimento manca, gli schemi del formalismo democratico crollano come un'impalcatura a cui sia stata tolta la piattaforma su cui si fonda. Queste parole formulano una definizione pregnante e pienamente valida ancora oggi. Saragat fu un assertore tenace del ruolo del Parlamento e nel discorso di insediamento quale Presidente dell'Assemblea Costituente si coglie l'eco del radicamento di questa sua convinzione. Disse, rivolto ai neoeletti e ai deputati della Costituente: voi eletti dal popolo, riuniti in questa assemblea sovrana, dovete sentire la immensa dignità della vostra missione. A voi tocca dare un volto alla Repubblica, un'anima alla democrazia, una voce eloquente alla libertà. Dietro a voi sono le sofferenze di milioni di italiani, dinanzi a voi le speranze di tutta la nazione. Fate che il volto di questa Repubblica sia un volto umano. Ricordatevi che la democrazia non è soltanto un rapporto tra maggioranza e minoranza, non è soltanto un armonico equilibrio di poteri sotto il presidio sovrano della nazione, ma è soprattutto un problema di rapporto tra uomo e uomo. Dove questi rapporti sono umani, la democrazia esiste. Dove sono inumani, essa non è che la maschera di una nuova tirannide. In queste parole troviamo la traccia diretta della lotta contro la concezione di anarchia e statolatria proprio del fascismo, lotta alla quale Saragat aveva dedicato tanta parte del suo impegno e della sua vita. Assumendo 18 anni dopo la funzione di capo dello Stato, il secondo di origine piemontese
ad assurgere alla più alta magistratura della Repubblica, definisce in più occasioni, a partire dal messaggio in occasione del giuramento, il suo pensiero. Il 25 ottobre del 65, dopo poco meno di un anno, così descriveva le funzioni del Presidente della Repubblica. La prima funzione è quella di difendere i valori della società, i valori democratici e di armonia sociale, le condizioni di sviluppo economico che garantiscono al popolo italiano la sua evoluzione nella pace, nella libertà e nel benessere. Per proseguire, il secondo dovere di un capo di Stato è la difesa della pace. Oggi noi viviamo in un mondo in cui la pace si regge su condizioni precarie e sull'equilibrio delle forze. Ci sono i blocchi che hanno una loro ragione storica, di cui è inutile contestare la realtà. Ma se la pace, aggiungeva, poggia su un equilibrio di forze che è precario, ne dobbiamo favorire la realizzazione di una pace su basi più solide. La terza funzione del Capo dello Stato è, diceva il Presidente Saragat, quella di difendere validamente la Costituzione e la democrazia. La democrazia ammonisce non è soltanto il governo della maggioranza, ma anche il rispetto profondo per le minoranze. Il Capo dello Stato deve tutelare il diritto della maggioranza a governare il Paese e il diritto della minoranza a esercitare la sua opposizione. In altra occasione, aggiungeva a Torino queste parole, sottolineando che siamo il Paese di Luigi Einaudi, il quale ci ha insegnato che non si può mutare il metro monetario. Se non si vuole ingannare il risparmiatore, se non si vuole danneggiare il produttore, io credo, diceva, che la lezione di Einaudi non sarà dimenticata. Questo metro monetario sarà difeso. Questo metro monetario, nella sua integrità, costituirà la premessa per una ripresa sicura nel campo economico. E continuava, sono sempre parole del Presidente Saragat, ma il compito del capo di un capo di Stato non è quello di presiedere allo sviluppo dell'attività economica. Questo è un compito che riguarda soprattutto il governo. Semmai il Capo dello Stato può dare, in una Repubblica parlamentare come la nostra, qualche consiglio, come quelli che del resto davano i miei illustri predecessori. Il problema del Capo dello Stato è un altro. Il vero problema è di garantire un'atmosfera di serenità, di equilibrio politico, di democrazia, che permetta al Paese di andare avanti. Questo, diceva Saragat, è il compito di un capo di Stato in una democrazia e in un Paese libero. L'azione di Saragat era caratterizzata da respiro internazionale, accentuata dal suo impegno alla guida del Ministero degli Esteri alla vigilia della sua elezione al Quirinale. Si coglie così anche il senso dell'accettazione da parte di Saragat di una missione altamente patriottica, che lo sottrae per qualche tempo alla diretta contesa politica, quella di ambasciatore a Parigi. Una pagina forse meno conosciuta nella biografia del leader, che lo vede impegnato nella capitale francese dall'aprile del 45 al marzo del 46. L'obiettivo che il governo del Comitato Liberazione Nazionale si prefiggeva era evidente: inviare nella Francia, colpito dal regime fascista nel momento di massima difficoltà della guerra, uno degli esponenti più prestigiosi dell'antifascismo, esule in quella terra, a dimostrazione che alla imminente conferenza di pace sarebbe stata presente l'Italia nuova, quella democratica nata dalla Resistenza. L'intervento che svolse al 24° congresso socialista, che si tenne a Firenze alla metà di aprile del 1945, l'ormai ex ambasciatore a Parigi, disse con riferimento alle questioni ancora aperte al tavolo della pace: «Ho lavorato quasi un anno attorno a questo problema e la mia esperienza si riassume in due proposizioni. La prima è che quanto più l'Italia sarà profondamente democratica, tanto meno duro sarà il prezzo che purtroppo essa dovrà pagare. La seconda è quest'altra: quanto più dissensi tra le grandissime potenze si attenueranno, tanto più i problemi della pace italiana troveranno la via della giusta soluzione. L'Italia non ha nulla da guadagnare, è tutto da perdere dagli antagonismi delle grandi nazioni».
chiamata a far parte nell'agosto del 45, del 46 della delegazione italiana alla Conferenza della Pace, toccò a lui parlare il 28 dinanzi alla Commissione Territoriale per le questioni di confine. La sua mediazione fu fondamentale per lenire le dure condizioni imposte dagli alleati. Nel febbraio del 1967, ormai Presidente della Repubblica, ricevendo i rappresentanti dell'Associazione dei Giuliani e dei Dalmati, così si espresse: «È necessario che esista in noi, affinché noi possiamo trarne alimento di speranza nella costruzione dell'avvenire, la ferma fede che un giorno, quando l'Europa si farà, i popoli si riconosceranno nella pace e nella concordia, le frontiere saranno segni convenzionali e non diaframmi, e i singoli gruppi etnici potranno esprimere in piena libertà il proprio genio, conformemente a ciò che sentono e venerano come patria dello spirito». Sono certo che il Presidente Saragat sarebbe orgoglioso di vedere quanta strada è stata percorsa su questo sentiero da lui lucidamente indicato. Saragat e il suo partito votarono in favore del Trattato di Pace, pur dissentendo dall'atteggiamento degli alleati. A spingerli la convinzione che questo avrebbe facilitato l'ammissione dell'Italia all'ONU e la partecipazione al Piano Marshall, decisivo per una integrazione economica dopo gli anni sciagurati dell'autarchia. A contribuire a spingerlo su questa strada fu un autorevole dirigente del suo partito, il Partito Socialista dei Lavoratori Italiani, Altiero Spinelli, pioniere dell'idea europeistica, convinto che un'Europa federale fosse possibile a partire dalla parte occidentale del continente. Sarebbe carente, tuttavia, il ricordo dell'azione internazionale del Presidente Saragat se non venisse rammentato il suo impegno a favore della non proliferazione nucleare, sviluppato in particolare a sostegno delle iniziative dell'ONU. Il severo contrasto di questi tempi, di questi nostri giorni, in atto nella comunità internazionale su questo tema, conferma come fossero lungimiranti la posizione e gli sforzi fatti dall'Italia per allontanare i rischi di conflitti letali. Giuseppe Saragat è stato il coerente anello di congiunzione tra antifascismo, resistenza, Repubblica e Costituzione, accompagnando i momenti, ho ricordato l'onorevole Fornaro, della conquista del diritto alla piena sovranità da parte del popolo italiano. Alla sua memoria l'Italia rende omaggio con la testimonianza riconoscente che si deve ai padri fondatori. Thank you.